stato in epoca pre-Covid, alla fine del 2019. Io mi trovavo appunto a fare una masterclass per Roma 3 e il loro direttore artistico, appunto il dottor Valerio Vicari, o Vicari, disse: mi piacerebbe tanto, dice, fare un concerto dove tu ci dessi una mano come primo violino e vorrei tanto fare la trascrizione per piccolo organico della prima sinfonia di Mahler. Gli ho detto: guarda, dico, benissimo, dico, per me sarebbe un gran piacere darvi una mano, dico, è il direttore adatto, dico, perché secondo me è bravissimo, dico, soprattutto in questo repertorio e particolarmente con i piccoli gruppi, che è Pietro Borgonovo, che è un carissimo, dico, vecchio amico, dico, oltre che ovviamente il musicista che è. E quindi da cosa è nata cosa, li ho messi in contatto e poi appunto nel concerto, ovviamente sempre con, come dire, la motivazione del piccolo organico, abbiamo inserito questo concerto di Kurt Weill per violino e fiati, che è un concerto che ormai è entrato, diciamo, a pieno diritto, diciamo, nel repertorio dei violinisti. È stato un concerto, diciamo, per così dire, ormai negli ultimi 20-25 anni sdoganato. Con Gabriele Pierannunzi è una storia molto vecchia, molto lunga, che dura da tantissimo, come del resto anche con suo fratello. Ma Gabriele per me è sempre stato un amico, abbiamo suonato insieme. Io prima di fare direttore d'orchestra suonavo l'obo e noi abbiamo fatto tante volte musiche piacevolmente e bene, e poi ne ammiro la qualità assoluta anche di musicista, oltre che il virtuosismo del violinista. Sono due capolavori musicali completamente diversi. Intanto sono diversi perché ovviamente uno ha un organico di fiati e uno archi e fiati. Però uno ha 12 elementi, l'altro 15, però diciamo fanno parte più o meno della stessa temperie musicale, diciamo così, perché comunque sì, è vero, la Sinfonia di Mahler è dei primissimi del Novecento e il concerto di Kurt Weill del 1924, però trattasi comunque in entrambi i casi di compositori ebraici, trattasi in entrambi i casi di compositori scappati entrambi negli Stati Uniti, andati sempre perché appunto erano ebrei. C'era sempre Vienna, diciamo, come dire, come epicentro nelle loro vite, quindi i tratti comuni comunque sono molto di più di quello che in realtà si è portati a pensare quando uno ascolta le due cose. Amo molto dirigere delle orchestre che sono anche nella fase, diciamo, giovane ancora, no? No, beh, chiaro, ci sono orchestre anche a 100 anni ed è bellissimo lavorare con loro, e perché mi piace vedere che questi musicisti capiscono l'importanza di suonare in autonomia. In autonomia da chi? Ma in autonomia dal direttore. L'orchestra deve avere tecnicamente i suoi risultati autonomi. Il direttore deve portare una visione, una lettura di quel significato musicale. Non è sempre facile ottenere questo, e qui ho trovato una reazione molto bella, sono molto contento.